In 633 sotto il sole, da ore è ad aspettare di sedersi in una delle quattro aule allestite per il test d'ingresso alla facoltà di biologia dell'Università di Bari. 230 i posti disponibili. Nervoso? Insomma, non tanto. Quanto hai studiato per questo test? Diciamo nella norma. Non abbastanza, perché naturalmente dopo la maturità un po' di vacanze erano, diciamo, quasi dovute. È stato passato prima un foglio dove diceva cosa dovevamo fare, quindi dove riporre tutti gli oggetti elettronici, metallici, e invece dove cosa portarci durante il test, che sarebbero i documenti di riconoscimento, acqua, fazzoletti, insomma, le cose che servono. Farai solo questo test? No, domani ho medicina, poi ho il 9 biotecnologie, medicina a Roma il 13, ci facciamo un bel tour per tutta Italia. Ci siamo portati i fogliettini, non ci siamo mai riusciamo a copiare. Munita di cartucciera? No, il mio cervello è la cartucciera migliore. Fuori al Palazzo delle Aule nel campus di Bari anche qualche genitore. In ansia? In ansia sì, in attesa che entri e che faccia questa prova nel migliore dei modi, anche se non siamo d'accordo su questo modo di svolgere sia le prove dell'organizzazione sia proprio come organizzazione universitaria. Come accade dal 2008 a questa parte, i controlli per i test d'ingresso sono ormai rigidissimi. L'orologio non digitale può essere portato in aula, ma toglietelo dal braccio perché altrimenti suona il passaggio del metal detector. Questo accadeva all'ingresso per spiegare ai ragazzi l'utilizzo delle buste sigillate in cui riporre gli oggetti da non utilizzare durante la prova e poi metal detector prima di entrare nelle aule all'interno delle stesse disturbatori di cellulari. Vi facciamo vedere come funzionano. Accendendo il disturbatore in pochi secondi il telefonino si disconnette diventando di fatto inutilizzabile. L'università se ne è procurati anche di portatili per evitare che qualche furbetto usi la scusa del bagno per andare a recuperare suggerimenti utili al test. Domani toccherà agli aspiranti medici e l'8 settembre ai candidati delle professioni sanitarie, infermieristica, logopedia, fisioterapia. 6.976 studenti che hanno costretto l'Università Barese a predisporre 50 aule disseminate tra Ateneo, giurisprudenza, economia, policlinico e naturalmente campus, con 73 tra metal detector e disturbatori di cellulari e 400 addetti alla vigilanza.